Milan, perché i gol arrivano dalla panchina? Rebic, Leao e Giroud hanno in comune la panchina. Sembra strano, ma è così. Tutti e tre, infatti, hanno portato punti al Milan subentrando a gara in corso. Rebic contro l'Empoli, Leao contro il Monza e Giroud contro lo Spezia. Totale punti guadagnati da Pioli con il loro ingresso in campo, 3. Tanti? In realtà no, se paragonati alle altre squadre. Il Napoli ha mandato in rete 9 giocatori. Con 8 punti in più in classifica. L'Udinese di Sottili invece, squadra rivelazione fino a un mesetto fa. Segue con 8, e 4 punti guadagnati. Samardžić e Nestorovski gli ultimi due a referto. Lazio, Fiorentina, Inter e Monza completano il podio con 5, tutti tra 2 e 3 punti in più. Tanti quindi. Dal solito Simeone, due volte decisivo contro Milan e Cremonese. A Luis Alberto. Dai 3 gol di Beto e 2 del Tuco Correa. Sotto questo aspetto il Milan arranca un po'. I rossoneri sono a metà di questa classifica, affiancati da Salernitana, Sassuolo ed Empoli. Chi ha agganciato le altre squadre grazie al guizzo di Nicol Cambiaghi contro la Cremonese. In rete dopo 16 secondi dal suo ingresso in campo. Anche il Lecce è salito a 3. Merito del gol di Lamek Banda, il primo in Serie A nel successo contro la Samp nell'ultimo turno. Chiude la Roma di Mourinho, avvolpato ed El Shaarawy, entrambi in rete contro il Verona al Bentegodi. Si è aggiunto anche Matic, protagonista del gol dell'1-1 contro il Torino a tempo scaduto. Le motivazioni dietro i pochi gol dalla panchina? Forse lo scarso apporto dei nuovi arrivati. Con De Ketelaere ancora in ombra e Origi fuori gioco per diverse gare, l'ex Bruges è sempre subentrato nelle ultime 5 partite. Diaz ha fatto bene quando è partito dall'inizio e meno, molto meno, quando è stato chiamato a dare una scossa. Un altro campanello d'allarme possono essere gli infortuni. Tuttora Pioli non ha a disposizione Saelemaekers. Ibra, Florenzi, Calabria ed Est. Nonostante un dato non incoraggiante, però. Il Milan è riuscito a far comunque meglio della Juve, ferma ai gol di Fagioli e Milik. Mentre l'Atalanta è ferma a 1. Si tratta di Ademola Lookman, rivelazione del campionato con 7 gol in 15 partite. In rete contro la Samp alla seconda giornata e da lì in poi quasi sempre titolare. A 2 squilli anche Bologna e Cremonese, con Samp e Verona ferme a 1 come la Dea. Chiudono la classifica Torino e Spezia, entrambe con 0 gol con i subentrati.